Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy, Opera Omnia, questa volta la versione giapponese, e mi ritrovo direttamente sulla schermata di Pool, dato che la scorsa volta mi aveva portato bene, perché oggi dobbiamo parlare di Siodor e Saiyan, che fondamentalmente sono i protagonisti di questo evento di metà mese, queste challenge, queste heretic challenge di metà mese. Insieme a loro sinergici c'è anche Gabrant, che ritorna soltanto però con la ex, dato che i reprint dell'LD in questo caso è Siodor e la nuova LD è per l'appunto Saiyan. Nuova arma BT anche per Siodor, che riceve ovviamente il livello 90 insieme a Saiyan e insieme a Tidus, che riceve il suo aggiornamento a Burst Plus, e anche Ignis, che riceve un rework per quanto riguarda la sua LD e in generale per quanto riguarda il personaggio. Ne parleremo ovviamente meglio questa sera in live su Twitch, quindi vi aspetto questa sera a partire al solito dalle ore 21 sul mio canale Viola per poter parlare insieme e per fondamentalmente anche analizzare meglio i personaggi in questione. Viene riproposto anche, anzi, viene riproposta anche Code insieme alle Lady di Kaizit in un banner reprint appositamente, diciamo, creato per l'occasione. Ottima possibilità di recuperare sia Kite che Code of Darkness. Sono veramente, veramente molto, molto buoni. Per quanto riguarda poi ovviamente gli altri banner, ancora abbiamo semplicemente quelli passati del capitolo. Detto questo, token che potrei utilizzare per prendere la BT di Siodor, ma a quanto pare a fine mese arriva la bomba, arriva una piccola bomba tra quelle che stavo aspettando, quindi molto probabilmente i token andranno spesi lì. Per il momento non vi dico nulla, anche perché è semplicemente un'intuizione che è stata fatta tramite i dati che sono stati ritrovati in gioco, ma possibilmente ne parleremo più nel concreto stasera, giusto per darvi quell'hype di venire in live e scoprire con le vostre orecchie di chi stiamo parlando. Io direi che comunque qualche ticket su Saiyan potremmo anche buttarlo. Saiyan ha un LD che non è malvagia. Ha una meccanica abbastanza particolare che funziona sia nel momento in cui il nostro avversario è buffato e sia quando il nostro avversario non presenta nessun buff. Quindi direi che è abbastanza viabile come personaggio. Poi Saiyan comunque ce l'ho maxato, quindi trovare la sua LD sarebbe tecnicamente diciamo un colpo abbastanza buono nel mio inventario. Siodor ce l'ho anche maxato, non ho la sua armatura blu perché non l'ho fatto blu, però chissà, magari la BT potrebbe saltare fuori. Non voglio spendere cifre esagerate, anche perché c'è la possibilità di poter trovare altri personaggi più avanti, per cui vorrei semplicemente andare con free ticket, con al solito il free bronzino. Anzi no, stavolta argento, va bene, e poi successivamente andare a prendere, qualora sia possibile, la LD di Saiyan. La BT di Siodor non vorrei prenderla, ne abbiamo 181 e allora magari questi 30 ticket li buttiamo così tra di noi qua in video e poi forse altri ticket in base a quelli che guadagno dall'evento potremmo effettivamente provare a buttarli. Non utilizzo i token su Siodor perché appunto fine mese potrebbe esserci una rivelazione abbastanza importante, potrebbe esserci un personaggio che per me comunque significherebbe tanto. E quindi di conseguenza devo necessariamente utilizzare i token in quella occasione. Avrò già da fare Cloud Verde non appena appunto arriverà il giorno 21, che ci consentirà di ottenere il rinnovo della Start Dash Campaign. Vediamo se ce ne usciamo subito, magari. No, ovviamente. Sarebbe stato fin troppo bello, però almeno una orb dorata è uscita, cosa che
mi fa un attimo sperare, mi fa illudere di questo banner. E per quello che vi stavo dicendo, ci sarà la Stardust Campaign, il rinnovo per quanto riguarda sia Cloud che Squall, che riceveranno appunto la loro Burst Plus, quindi non è affatto male. E la Cloud tocca farlo blu, tocca farlo verde, e quindi di conseguenza già abbiamo materiali che se ne vanno a perdita d'occhio. E poi a fine mese tecnicamente dovrebbe arrivare l'altra bomba, per cui già saranno due personaggi verdi che dovrò fare nel giro di poco meno di una settimana. Spero di poter avere le risorse necessarie per poterlo fare, quindi speriamo bene. Speriamo bene e vedremo quello che riusciremo a portare a casa. Detto questo, ho anche ovviamente preparato i video per la versione global che usciranno oggi pomeriggio, quindi per chi sarà interessato avrà modo di poter osservare la Lufenia e il nuovo personaggio di Lyle con LD e BT questo pomeriggio. Come sempre vi ricordo alle ore 17 e alle ore 18, e poi alle ore 21 invece ci vediamo su Twitch per affrontare insieme questo evento con Siodor e Saiyan protagonisti, e poi parlare non solo dei personaggi e del loro livello 90, ma in generale parlare e vedere come vengono migliorati tutti, e fare anche insieme in live il secondo limit break dello spadone ultima, perché oggi un'altra ex, mannaggia, oggi avremo la possibilità di fare il secondo limit break allo spadone ultima. È già. Attenzione, piccolo loading con orb dorata potrebbe essere. Madonna mia, 3 ex di Siodor, ho capito. Madonna mia, ma non pensavo addirittura. Porca miseria, mi sarebbe piaciuta l'LD di Saiyan così, almeno avrei avuto modo di poterlo maxare e provare. Invece a quanto pare, purtroppo, non ci siamo. A quanto pare, ultimi due ticket. Devo tra l'altro iniziare anche a raccimolare nuovamente i token del Cactus. E niente, ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti. Siodor che mi vuole bene, ma solo tramite le sue armi EX. Va bene, detto questo, direi che ne possiamo approfittare per vederci stasera e tirare magari qualche altro ticket che otterremo da questo evento, sperando di poter vedere Saiyan all'azione. Mi piacerebbe tra l'altro provarlo in battaglia, proprio per una questione di cui vi ho parlato poco fa, però lo andremo a vedere meglio magari stasera. Detto ciò, vi ringrazio per aver visto il video, spero che i vostri pull siano andati decisamente meglio, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.